L'argomento che tratterò oggi è relativo al contratto di arruolamento. Innanzitutto occorre affermare che dal punto di vista tecnico il contratto di arruolamento è un contratto consensuale a titolo oneroso, prestazioni corrispettive con effetti obbligatori e commutativo. Dal punto di vista giuridico è quel contratto in base al quale una persona si in possesso di idoneo titolo professionale marittimo si obbliga verso corrispettivo ad esercitare una determinata attività lavorativa a bordo di una nave come componente dell'equipaggio. La prestazione lavorativa deve essere svolta su una nave determinata, ma ai sensi dell'articolo 327,2 del codice della navigazione può essere inserita anche una clausola all'interno del contratto di arruolamento in base alla quale il marittimo può anche impegnarsi, obbligarsi a svolgere attività lavorativa non su una nave determinata ma su diverse navi purché appartengono al medesimo armatore. Molto importante anche l'articolo 374 del codice, il quale prevede quali siano le norme derogabili dalla contrattazione collettiva e da quella individuale, sancendo altresì quali siano le norme inderogabili o derogabili se più favorevoli al prestatore di lavoro. Dal contratto di arruolamento emergono determinati aspetti che possono essere di stampo pubblicistico e di stampo privatistico. Gli aspetti, per quanto riguarda gli aspetti pubblicistici, i marittimi iscritti alla prima e alla seconda categoria dell'agente di mare devono essere in possesso di un certificato di visita biennale che ha una durata di 2 anni, sensi della legge 1602 del 1962, nonché essere in possesso anche di un certificato di visita preventiva di imbarco e sensi dell'articolo 323 del codice della navigazione. Nel momento in cui ci sia un arruolamento senza le predette visite ci sarà l'applicazione della sanzione amministrativa di quell'articolo 1178 del codice della navigazione. Diciamo che ciò è abbastanza inusuale nella prassi visto il controllo accurato dell'autorità marittima durante le procedure di imbarco. Rientrano negli aspetti pubblicistici anche il potere disciplinare nei confronti del componente dell'equipaggio da parte del comandante della nave e da parte del comandante del porto dell'autorità consolare, ai sensi dell'articolo 1249 del codice della navigazione. Molto importante è sicuramente l'articolo 1251 che disciplina gli illeciti disciplinari. Come conseguenze è prevista addirittura la privazione della libertà personale, si pensa alla consegna a bordo, l'arresto di rigore. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le sanzioni più gravi, nei casi più gravi può anche inibire il marittimo dall'esercizio della professione per 2 anni o cancellarlo dalle matricole o dai registri, articolo 1252. Vi sono in capo agli arruolati determinati doveri che costituiscono, oltre a quelli che poi citerò successivamente, che comunque sia costituiscono obblighi nei confronti dello Stato. Si pensa all'articolo 190 del codice della navigazione, e quindi cooperare per la sicurezza della spedizione, agli articoli 491 e 493 e quindi prestare assistenza a nave in pericolo, e l'articolo 191 cooperare per il recupero dei relitti in caso di naufragio. Oltre agli aspetti pubblicistici vi sono anche gli aspetti privatistici. Diciamo che l'età ordinaria per poter stipulare il contratto di arruolamento è fissata in 18 anni, vi è però la possibilità che tale contratto possa essere stipulato anche da soggetti che abbiano un'età inferiore a 18 anni, purché non abbiano un'età inferiore ai 16 anni. In questo caso occorre il consenso di chi esercita la potestà parentale o del tutore. Molto importante l'articolo 437 del regolamento del codice della navigazione. Detti soggetti non potranno svolgere tutte le mansioni a bordo, ma solo alcune di esse, come per esempio non potranno essere adibiti ai servizi di macchine e non potranno essere adibiti all'attività lavorativa durante l'orario notturno, come poi specificherò successivamente. La revoca del consenso fa venire in meno anche il presupposto della legittimazione del minore, il quale comunque rimane titolare delle azioni e dei diritti che scaturiscono dai precedenti contratti stipulati, sensi del combinato disposto degli articoli 324 e 343 del codice della navigazione.
Come tutti i contratti di lavoro, anche il contratto di arruolamento deve avere una durata, e la durata è indicata all'interno dell'articolo 325. Pertanto il contratto può essere stipulato a viaggio o per più viaggi. Per viaggio si intende l'insieme delle traversate dal porto di caricazione fino all'ultimo porto di destinazione, ivi incluso il trasferimento in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. Può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato. Diciamo che il legislatore guarda con sfavore le tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato. Un esempio è l'articolo 326 del codice della navigazione, dove viene previsto che nel momento in cui siano stipulati col medesimo arruolato più contratti a tempo determinato, ma la tempistica superi ininterrottamente un anno, si applicano le norme del contratto a tempo indeterminato. Lo stesso vale se intercorre un lasso di tempo non inferiore a 60 giorni tra i vari contratti a tempo determinato. Che forma deve possedere il contratto di arruolamento? È l'articolo 328 del codice di navigazione che prevede che deve essere stipulato per atto pubblico, quindi è richiesta la forma solenne a subistanza alla pena di nullità. Vi è però una deroga a quanto prevede l'articolo 328 da parte dell'articolo 330 nel momento in cui il marittimo debba imbarcare su unità di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate. In questo caso potrà essere stipulato anche verbalmente. E poi l'articolo 332 che indica tutto ciò che deve essere inserito all'interno del contratto di arruolamento, il quale articolo prevede che il nome deve essere indicato il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio, la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327 che ho citato precedentemente, il nome dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola, la qualifica e le mansioni dell'arruolato, il viaggio, i viaggi da compiere il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio, la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato, la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato, la forma e la misura della retribuzione, il luogo e la data della conclusione del contratto, l'indicazione del contratto collettivo qualora esista. Detto ciò, dal contratto di arruolamento sorgono determinate obbligazioni, obbligazioni in capo al prestatore di lavoro e obbligazioni in capo al datore di lavoro, che sarebbe l'armatore. Le obbligazioni in capo al prestatore di lavoro sono quelle di esercitare l'attività lavorativa a bordo della nave. L'articolo 334 del codice prevede che l'arruolato debba svolgere le mansioni per il quale è stato assunto. Nel momento in cui svolgerà mansioni superiori avrà diritto a una maggiorazione della retribuzione. Nei casi di necessità e urgenza legate alla sicurezza della navigazione, il comandante può adibire il marittimo, l'arruolato, a qualsiasi servizio a bordo, finché naturalmente durerà lo stato di emergenza. Oltre agli obblighi, ai doveri che ho citato precedentemente, vi sono altri doveri che fanno capo all'arruolato, come il dovere di rispettare la gerarchia di bordo, articolo 321 del codice della navigazione, la non possibilità di imbarcare merci a bordo, il cosiddetto divieto di paccottiglia, salvo l'autorizzazione dell'armatore o di un suo rappresentante. Quello di svolgere l'attività lavorativa con diligenza e obbligo di fedeltà, articolo 2104 del codice civile, assumere il servizio nel tempo previsto, in caso contrario ci potrà essere la risoluzione di diritto del contratto, articolo 343 numero 10, con l'applicazione di una sanzione, articolo 1091 del codice della navigazione. E non abbandonare il servizio senza il consenso del comandante della nave, dell'autorità marittima o dell'autorità consolare, articoli 188, 346, 1091 del codice della navigazione. Prima però di descrivere le obbligazioni dell'armatore, mi volevo soffermare sul decreto legislativo 108 del 2005, aprendo una parentesi tonda.
a mio giudizio un decreto legislativo molto importante, è stato adottato in attuazione dal legislatore italiano per attuare la direttiva 1999-63, cioè relativo all'organizzazione del lavoro a bordo e naturalmente all'orario di lavoro. Si applica a tutti i marittimi italiani che siano imbarcati su navi mercantili battenti bandiera italiana adibiti alla navigazione marittima. È previsto che possano essere imbarcati anche soggetti di età inferiore ai 18 anni, ma non inferiore ai 16 anni, come ho detto precedentemente, ma gli stessi non potranno svolgere servizio notturno, quindi un servizio che equivale a 9 ore consecutive, compreso l'intervallo di tempo che intercorre tra la mezzanotte e le 5 di mattina. L'orario normale lavorativo è di 8 ore al giorno, con un giorno di riposo e riposo nei giorni festivi, salvo quanto prevede l'articolo 3,2 del decreto in questione. Anche le esercitazioni a bordo devono essere effettuate purché sia rispettato e sia minimizzato al massimo l'affaticamento dei marittimi, soprattutto di quei marittimi che sono in turno di riposo. Solo per esigenze legate alla sicurezza della spedizione o per operazioni di soccorso, il comandante può anche derogare al normale orario di lavoro e di riposo. A bordo delle navi mercantili italiane e da pesca nazionale vi deve essere un'apposita tabella redatta in lingua italiana e inglese dove viene riportata l'organizzazione del lavoro a bordo. E poi è previsto che in luogo accessibile a tutti i marittimi vi sia anche il contratto collettivo nazionale del lavoro e naturalmente le norme di riferimento affinché siano da questi ultimi consultabili. Il decreto legislativo 108 ha previsto, molto importante, un registro che deve essere mantenuto a bordo, nel quale sono riportate le ore di lavoro e di riposo dei marittimi. Deve essere redatto in inglese ed in italiano. Deve essere presentato a quella dell'armatore all'autorità marittima affinché sia numerato e vidimato in ogni pagina affinché naturalmente non ci siano contraffazioni. Il periodo di ferie equivale almeno 30 giorni per i contratti a tempo indeterminato, per le altre tipologie di contratti naturalmente in proporzione alla relativa durata. È molto importante affermare che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da un'unità, salvo che non ci sia la cessazione del rapporto. In ultimo, ricadono sul comandante e sull'armatore eventuali inadempienze al decreto legislativo 108 del 2005 e si può giungere fino a un rilascio delle spedizioni, articolo 181, da parte dell'autorità marittima. Chiusa la parentesi tonda, oltre alle obbligazioni in capo al prestatore di lavoro, dal contratto di arruolamento emergono anche delle obbligazioni in capo al datore di lavoro. La prima obbligazione naturalmente in capo al datore di lavoro, quindi all'armatore, sicuramente è il pagamento della retribuzione. È l'articolo 325 del codice della navigazione che specifica come debba essere corrisposta la retribuzione. La stessa quindi può essere corrisposta per una somma mensile o per una somma periodica per intera durata una somma fissa per intera durata del viaggio, una somma fissa al mese o per altro periodo di tempo, partecipazione al nolo e agli altri proventi con un minimo garantito, somma fissa periodica integrata con una certa partecipazione al nolo o agli altri proventi. Il credito per retribuzione è privilegiato sulla nave e sul nolo, articolo 552,2 del codice della navigazione. Poi certo l'armatore ha altre obbligazioni come garantire il vitto e l'alloggio all'arruolato, curarlo in caso di malattia, procedere al rimpatrio nel momento in cui il contratto si risolva in luogo diverso dal porto di arruolamento. Per quanto riguarda il rimpatrio, le spese per quanto riguarda il viaggio, il vitto e l'alloggio sono a carico dell'armatore. Nel momento in cui l'armatore sia inadempiente, può provvedervi l'autorità marittima o consolare, salvo poi emanare apposite ingiunzioni nei confronti dell'armatore per il recupero delle spese, ai sensi dell'articolo 363,
del codice della navigazione. In caso di trattamento non conforme alla legge, l'arruolato potrà richiedere la risoluzione del contratto per cattivo trattamento. In questo caso, il contratto si risolve per colpa dell'armatore, sensi dell'articolo 346. Ci sono dei casi in cui naturalmente il rapporto di lavoro c'è, se ciò avviene nel momento in cui si sia verificata la causa del contratto, nel contratto a viaggio con il compimento del viaggio, nel contratto a viaggio con a viaggi con l'ultimazione dei viaggi previsti, articolo 340, nei contratti a tempo determinato con la scadenza del termine. Se il termine scade durante la navigazione, il contratto è prorogato fino all'arrivo della nave nel porto di ultima destinazione, articolo 341. Il codice vigente poi prevede due cause di cessazione che sono il recesso unilaterale dell'armatore e il recesso unilaterale del marittimo, purché vi sia un idoneo preavviso secondo le tempistiche stabilite all'interno dei contratti collettivi nazionali o mancanza dagli usi articolo 342. Ciò per quanto riguarda comunque i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'armatore può naturalmente evitare il preavviso pagando un'indennità sostitutiva articolo 358 del codice della navigazione. Oltre alla cessazione vi sono i casi di risoluzione. I casi di risoluzione si concretizzano nel momento in cui non si sia verificata la causa o la stessa non si potrà più verificare. La risoluzione può avvenire per colpa dell'armatore in caso di cattivo trattamento dell'arruolato, come ho specificato antecedentemente, articolo 346 del codice della navigazione, o per risoluzione di diritto per causa di forza maggiore, per tutte quelle cause che sono indicate all'interno dell'articolo 343 e 359 numeri 2 e 3 del codice della navigazione. A titolo esemplificativo ne citerò alcune: per perdita totale, inavigabilità assoluta o naufragio della nave, perdita della nazionalità della nave, vendita giudiziaria della nave, sbarco dell'arruolato per ordine dell'autorità marittima, morte dell'arruolato, arresto o requisizione della nave, interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, disarmo della nave per mancanza assoluta di traffico, ovvero per riclassifica della stessa o per grandi riparazioni, eccetera. Per chi volesse approfondire può naturalmente leggersi gli articoli che ho appena citato, perché le cause sono indicate in maniera analitica. Nell'ipotesi di cambiamento di armatore durante la navigazione, i contratti non si risolvono, il nuovo armatore succede al precedente nei rapporti esistenti. Vi è però la possibilità degli arruolati di risolvere il contratto nel momento in cui la nave giunga in un porto nazionale, articolo 347 del codice della navigazione. Il nuovo armatore è comunque obbligato in solido con il precedente armatore per quanto riguarda i crediti che sono vantati dagli arruolati, sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'articolo 349 del codice di navigazione disciplina poi le retribuzioni che devono essere conferite in caso di risoluzione all'arruolato. È molto importante il successivo articolo 350 perché concede la possibilità al marittimo di rimanere a bordo dell'unità navale, di essere mantenuto dall'armatore fino a che non sia soddisfatto dei crediti vantati nei confronti dell'armatore stesso. Avrà diritto anche alla relativa retribuzione. Ci potrà essere poi lo sbarco per ordine dell'autorità, purché il comandante della nave abbia pagato le somme non contestate con un relativo deposito poi cauzionale sempre presso l'autorità marittima. Nei contratti a tempo indeterminato, nel momento in cui vi sia la risoluzione, vi deve essere anche l'indennità di anzianità. L'indennità di anzianità altro non è che il trattamento di fine rapporto, articolo 2120 del codice civile, che poi sostituisce determinate indennità previste all'interno del codice della navigazione. E sono previste anche delle indennità speciali, sensi dell'articolo 360, per nel momento in cui sia la perdita della nazionalità della nave, nel momento in cui sia lo sbarco per cattivo trattamento e nel momento in cui ci sia la perdita presunta della nave. Infine, prima di concludere, i diritti
derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono secondo ciò che è indicato all'interno dell'articolo 373 del codice della navigazione. La mia argomentazione in materia è terminata.